Buonasera a tutti. Sono molto lieto di porgere ad Alberto Arbasino e a voi tutti il benvenuto della Normale nel primo dei venerdì del direttore di questo anno accademico. Di Arbasino vorrei solo ricordare molto brevemente alcune cose. Prima di tutto, forse una formazione universitaria che nulla ebbe a che vedere con la letteratura, ma si indirizzò piuttosto verso le scienze naturali a Pavia, le scienze politiche a Parigi e infine la giurisprudenza, laurea che conseguì a Milano. In quel percorso, tuttavia, in quegli anni, si è disegnato un rapporto tra Arbasino e la tradizione culturale, per come era confluita nel crogiolo italiano ed europeo degli anni 50 e 60, che illuminerà poi tutto il suo lavoro fino ad oggi. Non farei giustizia a voi qui presenti se anche solo provassi a elencare i titoli a tutti ben noti dei libri di Arbasino, dalle piccole vacanze del 1957 al rap del 2001, libri spesso scritti e riscritti con infinite varianti d'autore, o gli svariati riconoscimenti e premi letterari, dal Bagutta al Campiello. La sua presenza sulla scena letteraria italiana si è sempre segnalata per una forte tensione sperimentale, non per niente egli è stato fra i fondatori del gruppo 63, e per una scrittura sofisticata e provocatoria, che nel suo ritmo inconfondibile e incalzante trascina il lettore con mezzi eminentemente linguistici, con la forma stessa delle parole, direi, a condividere con lui uno sguardo sulla società distaccato e ironico, eppure pieno di passione civile. In libri come Fratelli d'Italia, 1963, con successive edizioni fino agli anni 90, o Super Elio Gabalo, 1969, ripubblicato da poco, Arbasino ha esplorato in tutte le sue pieghe i meccanismi retorici dell'accumulo verbale acutamente mimetico, senza tuttavia mai perdere la sua meta, come un pittore che voglia descrivere il paesaggio che ha davanti con una tavolozza consapevolmente eccessiva, ma con l'intento programmatico di trasmettere al suo pubblico un'immagine d'insieme dai contorni precisi e riconoscibili. Riconoscibili, dico, anche nella singola pennellata di colore, nell'aggettivo sferzante, nel capovolgimento calcolato del pettegolezzo in moralité, della frivolezza in osservazione diagnostica. Perché Arbasino ha la stoffa del moralista e l'impegno civile di cui ha dato prova anche come deputato del Partito Repubblicano, eletto nel 1983, si traduce di continuo non solo nei libri, ma anche nei suoi articoli di giornale. Fra questi ho sempre apprezzato quelli dedicati al mondo dell'arte e dei musei. Viaggiatore coltissimo e insaziabile, Arbasino ha scoperto un importante quadro italiano, forse Dosso Dossi, su questo però c'è una polemica sempre... Era lì, scoperto, virgolette, in un museo di Bombay, di fatto è il primo che lo ha riesumato, ma ha soprattutto un talento speciale, come ha mostrato in particolare nel suo libro Le Muse a Los Angeles, che è del 2000, nel confrontare fra loro le esperienze museografiche, soprattutto fuori d'Italia. La lettura di quegli scritti di Arbasino dovrebbe aiutare, ma qui spero davvero troppo, a correggere la visione provinciale che di questi problemi si ha spesso nel nostro paese, a fare, per dirlo con una frase di Arbasino, una gita a chiasso. E per parlare di quel tema che avevo pensato di invitare Alberto Arbasino in Normale, egli ha preferito portare oggi fra noi un altro dei suoi registri espressivi, quello recentemente sperimentato nel libro Rap, nuova declinazione dell'antica forma epigrammatica, dimensionata sul presente o forse sul futuro. Un libro in cui, ma potrei sbagliarmi, quella vena di moralista, quel carattere appunto politico e civile, viene in primo piano in modo ancor più chiaro che nel passato. Nessuno può essere meno contento di Arbasino che la profezia di uno dei suoi rap, un morto a Genova, si sia così tragicamente avverata. A noi lettori tocca chiedere quanto altro, non solo di diagnostico, ma di profetico, possa esservi nelle pagine che oggi ascolteremo, nei vecchi e nuovi rap di Alberto Arbasino, di cui avremo ora la fortuna di essere ascoltatori in anteprima. Grazie. Grazie per essere venuti. Questo funziona così o devo fare qualche cosa? Funziona così. Ah, benissimo. Quando la storia ricomincia a correre, il rapimento di Moro, il crollo del muro, uno strano dovere sembra incombere,
prima che sia tardi, sui più vegliardi, ancora archivi di memorie orali, sui mutamenti macro e minimali anche nelle mentalità, oltre al grande o piccolo déjà vu. Dunque, piantare lì qualunque lavoro in corso e registrare sul campo a caldo, in fretta, le testimonianze in presa diretta, insomma, quei tipici documenti diaristici e annalistici utili per gli accanimenti anche revisionistici nonché archivistici degli eventuali futuri storici che si troveranno fatti nei compiti e non solo sulle verifiche dei sistemi dei vari poteri, ma circa le modifiche operative e interiori fra gli avversari e gli oppositori, sfumature di pensiero e valori, atteggiamenti tattici provvisori rispetto alle posizioni di ieri, lo sviluppo simmetrico delle censure politicamente conformistiche e sistematiche, delle paure che fino a ieri forse non c'erano e onestamente non si prevedevano, gli ex della società civile che ora fanno i pesci in barile e non si fanno trovare, sorvolano e non richiamano, e tutta la produzione di vignette, di battute per i sorrisetti arguti e le spiritosate impegnate per i mail illulari, le buone serate. Ammazza, oh, quanto siamo sarcastici, wow, wow, bau, bau, antimediatici e internetici. E certo, abbiamo sempre i mestatori, ma l'Italia tremenda li fa fuori. No, non è demagogia, è una parola che non si usa più, però ci mette un po' di nostalgia per quei bei totem, per quei bei tabù. Queste sono un po' delle cornici, dei preamboli per presentare oggi dei versi che in realtà sono stati scritti quest'anno, la primavera di quest'anno, quando veramente si è avuta la sensazione che la storia si rimettesse in movimento e non si prevedeva cosa ci avrebbe portato l'autunno. E questo che è un diario giorno per giorno cerca un po' di seguire dalla primavera quello che è capitato da quando era cominciata quella triste, mediocre, scadente campagna elettorale della primavera scorsa. Quel filino rosso di poesia civile e politica, Brecht, Pasolini, relativamente giovanile, pare ormai sempre più sottile e sottile, o già estinto, tutti dottori in frazione, onorevole violazione, don provocazione, signora mia trasgressione e baby istigazione. Ah, la buona società civile, ma quando i mostri fanno vendere, bisognerà pure accondiscendere. Signore, non siate severe, non tutti hanno buone maniere, ma poi tanto ritornano i nostri. Forse magari non abbiamo già dato abbastanza, però questa roba la si è già vissuta. Rivedremo le foreste abbandonate e le didoni imbalsamate. Supponendo d'essere una persona civile che fa ogni tanto della poesia civile, cioè politica, non partitica, né settoriale né commerciale, in questo paese che i soliti definiscono un po' anormale, un po' amorale, un po' servile, un po' fedele, un po' crudele, un po' asociale, un po' scurrile, un po' gentile, un po' mariuolo, un po' pecorile, un po' paraculo, dunque perfettamente normale e naturalmente incivile.
che cosa faccio? Scrivo. E come vivo? Vivo in un paese normale o paranormale che era già pieno di pesci in barile. Ma se diventa cileno, di quali pesci sarà mai pieno? E fra tanti autoportavoci, quanti si autoproclameranno poi anche duci, come nel nostro passato così poco felice? Quando scatta l'età delle carte d'argento, anche per ottenere gli sconti, si metabolizzano ed è fisiologico soprattutto le assimilazioni inavvertite, chip e irrilevanti dell'infanzia più insignificante, memorie senza nostalgie, nemmeno involontarie, né tantomeno albagie. Madeleine soprattutto foniche. Sarà anche patologico, cioè rincoglionimento, se tornano in mente stupidaggini di vecchi parenti, facce e frasi di amici studenti, gaff e papere di insegnanti, battute al volo di ignoti passanti, le delusioni al momento del conto, paesaggi più o meno ridenti, le tasche di certi indumenti, certi dischi degli anni 30, poesie di Metastasio e Parini, battute di Macario e Campanini, canzoni del Trio Lescano, libretti d'opera di Felice Romani, scene di film tipo Avvenne domani, Accadde una notte, Maddalena Zero in condotta, Pagliacci e Puccini, Sironi e Gozzano, Camerini, Baldini, Alessandrini, Ernesto Bonino, l'Orchestra Angelini, Giarabub, Cavalleria Rusticana. La roba che mi deste, ora vi rendo, non trattandosi di un materiale stupendo, di più forse non si può pretendere, volendo giustamente essere autentici e magari neanche troppo ridicoli. Questo può anche spiegare un po' di background, come si dice, che dietro questi versi facili e cantabili. Il nostro passato è quello, sono le scuole che abbiamo fatto, le canzoni che sentivamo alla radio, e poi anche magari delle abitudini che risalgono invece a un'epoca molto, molto lontana, un'epoca romana, un'epoca latina, quando a Roma arrivavano scrittori, autori e poeti da diverse parti d'Italia o dell'impero. Uno che da Verona viene giustamente a Roma perché non gli basta l'arena e nemmeno Sirmione. Allora, stasera ci vediamo in trattoria con Catullo e Tibullo e Marziale e Orazio e Persio e forse Giovenale, o Caput Mundi tutti in pizzeria con Sandro Penna e Giorgio Caproni e Pasolini sulla Niene e magari Fellini a Fregene. Questo è un po' il nostro passato. Ed ecco anche perché quando è cominciata questa campagna elettorale che dicevo di quest'anno, io avevo provato a riesumare la vecchia casalinga di Voghera. Cos'è la casalinga di Voghera? In un paese dove l'epitome, il deposito dei luoghi comuni della provincia profonda non è Madame Bovary, non sono Bouvard e Pécuchet con i loro depositi di idee reçu, ma bene che vada, sono la nonna Speranza, la signorina Felicita o il signore di buona famiglia di Giuseppe Novello, ecco che la casalinga di Voghera ha un suo fondamento culturale, storico, antropologico, diciamo. La casalinga di Voghera non è mai stata una vera signora dei salotti o salottini, casotti o casini, né tantomeno una signorina buonasera che va bene su tutto e con tutti, il rito del cappuccino, il mito dello stuzzichino, il cult degli sfizi con pizze, cozze, coccole e caccole alla rucola per frugoli e topole,
non è più una portatrice cogliona di luoghini comuni e pregiudizietti ridicoli. Ora si è data una eccellente regolata, soprattutto sui must e le frasi fatte. Batti e ribatti e strabatti, finalmente è diventata anche lei, come tutti, dissacrante, irriverente e controcorrente, fuori dal coro come tutto il suo giro. Così la casalinga al potere impone, come trends e icone, tutti i valori post-trasgressivi e neoprovocativi e già lavativi della piccola e piccolissima borghesia. Ma in provincia si trende e si gode a esagerare le ultime mode. Sempre a posto, perfetta nella sua trasgressione giusta e nella provocazione più che corretta, impietosa e scomoda e sadomaso, secondo il best trend hard-boiled. Detterà i comportamenti centrali, culturali e civili di sinistra e di destra anche agli stilisti che determinano il prêt-à-porter globale. Non si hanno più remore né ritegni, signora mia, a Voghera. E poi com'è ecumenica? Non la si crede mica unica. Quando la va in crociera si rende simpatica, chiedendo scusa anche agli eretici e agli scismatici per tutte le mascalzonate di tutti i cattolici e non solo i crociati o i croceristi di Voghera. Allora, come sembra lontana quella brutta campagna elettorale della primavera scorsa, partecipava anche lei, la casalinga di Voghera, in attesa della corriera, con le sataniste di Mortara e i fidanzatini di Novara, quando scende il TG della sera sul cavalcavia di Cava Manara, rilegge Montale, Occasioni e Bufera. Fanfan ritorna vincitore, Molly si vende all'asta, frigge un riflettore, ma sotto i riflettori ecco adesso i video scocciatori che rompono le palle agli elettori. Il melo contatta il pero, l'anguria ammicca il melone, il mulo è in fibrillazione, l'origano attacca il pomodoro, il pioppo lascia il pino e il branzino e la rana. Scusatemi se il vate della pioggia nel pineto continua. Il castagno è in sintonia col ragno e il cetriolo di nuovo col fagiolo, ma l'insaziabile fava si dissocia dal pisello perché l'uovo e l'uva, mediante il fringuello e il pettirosso, invia messaggi in codice al cipresso. Forse uno sgarro all'olmo o uno sgarbo contro la palma che non è riuscita a valcare la soglia. Nemmeno col salto della quaglia e la mossa del cavallo e la serenata del somarello, ma mentre le farfalle hanno voltato definitivamente le spalle alla calla, poi la cipolla avrà davvero chiuso con la betulla e con l'imprevedibile limoncello. E dove è mai finita la rovere dopo aver fatto mancare i voti al suo antico alleato, il papavero? Il gatto censura di fatto il leprotto, i kiwi chiedono più spazio a spese del pepe spezie e magari delle strelizie. D'intesa col coordinamento dei limoni, la prugna sdogana le noccioline a dispetto dell'opposizione dei mandarini. Il tulipano scatena il ciclamino contro il gelsomino, cosa farà il rosmarino? Insorgono i tre porcellini. È chiaro che proprio la balena va facendo il giuoco delle banane. Ecco la prova del cuoco. È il test delle faraone bizantine. Perfino le petunie, malgrado tutte le paturnie, improvvisamente stanno con le begonie. Ma il corvo e il cervo non hanno ancora sciolto la riserva, né bene accolto il pressing della malva e sotto sotto della salvia. La carota e il tagete smentiscono le voci incrociate, nessun compromesso con l'orata.
perfino i gerani sono entrati in fibrillazione perché, secondo le rivelazioni del pesce-cane, il troppeolo e la sogliola erano complici del gladiolo. Eppure il peperone, noi siamo sereni, ma se il crisantemo scarica la violetta per civettare con la lista della scimmietta, apparentata con la lista della civetta apparentata con le tre scimmiette, che cosa, oh cavolo, dirà la rosa, e l'oca si schiererà col fico o con la foca, col cocco, con l'albicocco, qui si potrebbe andare avanti a lungo, ma non abbiamo più tanto tempo per... Qua. No, scusate. Perché poi, invece, oltre alla casalinga di Voghera, che è sempre molto alla moda, in realtà, passando a Roma, nella Roma poi di Gigi Belli, oltre che dell'avanspettacolo di Aldo Fabrizi, di Rugantino e di quant'altri, la sora Cecia e la sora Lella lo rimangono invece immutabili, invariabili. E quando c'erano state le polemiche, le rivelazioni sui guru della campagna elettorale, la sora Cecia e la sora Lella facevano dei piccoli rap a Giuseppe Gioacchino Belli sul guru. Che niente niente a sora Ceccia, voi puro ci avete il guru, a sor coso con quel muso me pare un figuro, ma no mami, volevi dire un refuso. A sora Lella, che avete votato per Quintino Sella, ma va lo raccontato sorella, qua siamo tutte fan de Zanardelli che non ci ha mai rotto i corbelli. Già, ma però qua a Campitelli c'è fu puro la fuga dei cervelli. Ma così, scusate, ne stai lì bella tranquilla e nessuno te sta a rompere le palle. E no, mo devo pure io salì al colle. E poi, invece, sempre come omaggio al Belli, a sor Guru, ma qua c'è troppa spocchia. Voi dite, dite, e io rispondo, cacchio. Fra l'altro, i figli e i nipoti delle sore potrebbero essere i ragazzi di vita del nostro amico Pierpaolo Pasolini, che ormai decenni dopo la famosa omologazione, oramai sono cresciuti, hanno diverse abitudini che lui prevedeva, cioè proprio l'omologazione, l'omogeneizzazione. Apa, sti ragazzi di solito corso te se pieno er chardonnay, 12 gradi e fresco e vabbè, er cabernet pialo pure tu, se te va col gratè. Ma il tiramisù, scusa, ma non s'usa proprio più. Per il Malboro, il Ricetto e il Moretto fumano solo oro. Per a Mancia, noi paraculi, mai lassemmo de meno de 10.000. E invece, per quello che riguarda un po' la Roma degli avanspettacoli, delle canzonette, ostia, non fa la stronza anche stasera, mentre c'è l'autogrill che te fa cri cri. Però Pierpaolo Pasolini, che ha tanto usato il dialetto romano nei romanzi e nei film, non l'ha mai usato nei suoi versi, nelle ceneri di Gramsci o nelle altre poesie civili. E ogni tanto mi torna in mente, insieme a degli altri amici, caro Pierpaolo, guardando le date mi accorgo che sono diventato più vecchio di te, e sempre, spesso, ci si era ripromessi, non adesso, non si ha un attimo tra il correre e il da fare, di passare l'età, si fa per dire matura,
a discutere e litigare finalmente, incessantemente, e ne avrò tante di quelle da dirtene, tutte promettevi, e le metto da parte, con te, Italo, Goffredo e Gianni e il Manga, e magari in campagna fra camini e castagne e un meritato champagne. Far conversazione come Goffredo Parise e il senatore Giustino di Valmarana in velada o robone per fior di ciaccole veneziane sotto i Tiepolo Vicentini. Qui ci sarebbe stata Cetona o Chianciano, ma ormai è un'altra generazione che ci muore precocemente tutta insieme, come gli ultimi amati e savi bon vivant del Lido e di Capri e di Via Veneto, Pati e De Feo, Pannunzio, Flaiano, Chiaromonte, Baldini, Milano, Bianchi, D'Amico, Vigolo, ultimi veri critici, e Wilco, che Delfini e Volponi. Altro che le famose pesti manzoniane di Defoe, di Camus, o le stragi dell'AIDS e dei poeti nella Grande Guerra. C'è da chiedersi davvero che ci facciamo allora qui, con chi si parla ancora, con chi si commenta e disputa adesso. Non si potrà contare che vengano spesso Catullio fratelli a discorrere magari al cimitero della piramide col vecchio cenere muto, né confidare in qualche improbabile post properzio inguaribile per apparirgli elegie quarta sette. Di notte sul letto un po' bruciacchiati e sbattuti da un al di là tipo cinema muto, ricordando un'antica epica povera di Maserati bianche e compatite perché usate e spinte a mano a Civitavecchia fra cespugli e fossati e le piccole tribù selvagge che, benché illetterate, il tuo nome ancora illacrimato lo conoscevano coi soprannomi anche prima dei film. A Roma certo ci sono sempre, si sono sempre usati dei piccoli versetti che si mandavano agli amici. Cattullo e Cattone ora sono panini agli autogrill degli spuntini. Quindi mi scaldi un paio di catoni e col mio Cattullo un cappuccino. Mentre invece le mamme del nostro Elio Gabalo, che erano parecchie, che ho sempre visto un po' come un trio lescano con un quartetto eccetera, così, pari passo, grosso modo, ce ne andiamo sul Palatin, brevi mano, lento pede, l'Aventin non è un picnic. Molti di questi versetti devono a Totti Scialoia, che non era soltanto un ottimo, eccellente pittore, ma era anche uno squisito poeta, perché ha introdotto nella nostra letteratura quelle letterazioni e quelle assonanze che gli inglesi usavano a livello sublime Hopkins, oppure nei limericks o anche nelle strofette popolari. Ma non li abbiamo imparati da Totti a farlo in italiano. Quindi alcuni omaggi a Totti. Le trotte mutanti di Totti, patite di muti e di meta, ti invitano, beneducate, a un ti fortù con Peleo e Teti e la piccola Nefertiti, ma non ti danno del tu. C'era un poeta a Recanati chiamato il Sanguinetti. Lo si vedeva l'inate col soldati, il buzzati, il citati, cantavano Mottetti e Strambotti a Marino Moretti e a Laura Betti. Liuba non parta, non dia retta a Gerti e non porga la chioma a Maria Corti. Mario Praz e Octavio Paz, ascoltando Pierre Boulez, dicevano Razzmatazz al mago di Oz. Oggi non si vede in giro nessun tapiro. Il Manga deve essere con la Mangano alla mostra di Manx.
E poi, non so, alcune epigrafi, come se ci fosse ancora un'appia dove decifrare delle epigrafi funerarie. E i fu megalomane senza imbarazzo, soprattutto nelle piccolezze. Si faceva sempre una gioia della propria ed altrui noia. Essi fin da giovanissimi solevano ordinare il solito. E poi anche un omaggio a un altro amico che non c'è più, le leggerezze calviniane rap. Il segreto è nell'ultima riga, nell'ultimo verso, dove si spiega che è un omaggio alle città invisibili, perché prima ci sono delle false indicazioni, perché l'inizio è una falsa, ovviamente, indicazione di Montale della casa dei doganieri. Poi si parla del Bauhaus come se fosse un disegno di Steinberg, ma alla fine invece si capisce che era tutto un omaggio a Italo Calvino. Tu non hai più presente il Bauhaus di appena ieri, fra i marezzi piovorni sul Baltico. Scarsi ramarri vi sopravvivono tra gli scrimoli e non molti ricordano che fu fondato come Bauhaus, poi abbreviato, quale villaggio per cani di altissimo lignaggio dalla vecchia baronessina Evangelina von Babelsberg in terre teutoni, mentre una sua cugina, nata von und zu Katzenberg, prima di votarsi alla causa lituana e alla fase delle minoranze lettoni, istituiva il Miau Miau House, poi accorciato in Mau House, per i gatti di schiatta aristocratica sui suoi possedimenti sassoni. Al Bauhaus i piccoli ospiti trovavano guglie, torrette, merli e pinnacoli in forma di alani, spinoni, pomerani, simulacri di bulldog, fox terrier, mastini, bassotti, barboni e barboncini, simulazioni di segugi e volpini, comparvenze di San Bernardo sui camini e i cuscini e di Terranova sui comodini. Al Mau, detto anche Mau, Mau Mau, o Mouse House, secondo le mode ideologiche delle singole epoche, la decorazione originaria di Angora Vat e da Soriano nel Cimino appariva integralmente tigrata intorno a un monumentale topolino in stile siamese con influssi persiani tra il concettuale, il mentale e il virtuale, e tanto più pregevole l'intero complesso e notevole giacché totalmente invisibile. C'è una domanda che è la solita domanda di tutti gli intervistatori televisivi, la domanda di Prammatica, che è: cosa ha provato durante e mentre? Allora, cercando un po' di chiarire così da un punto di vista teorico e di anamnesi come appunto si possono fare attualmente queste poesie facili che io ho fatto sotto forma di rap, in quanto in altre fasi, altre epoche, altri decenni ho cercato di usare le forme più adatte al momento, e la rap mi sembra la più attuale in questo momento. E allora ho provato a rispondere in questo modo. Quando la musa picchia fortissimo, anche in orari incongrui e scomodi, talvolta esce già tutto in metri e in ritmi, come nei celebrati esempi classici: poeti in conversazione poetica full time e fisiologica, didascalica o epica, sistematica e gnomica, a passeggio, in piazza e a tavola, secondo l'ora, il tempo, la dolce stagione, o perché qualche indignatio fac versus, e allora alla guerra come alla guerra, fra l'admirazio degli astanti e o passanti.
e anche quelle piccole, Nietzsche o Hölderlin o Artaud, rustiche dell'antichità, Sibille e Pizie di campagna, in stati di ebbrezze come chissà quelle sirene menadi che sbranavano Orfei e Marinai nei fondamenti occidentali tragici delle origini della musica. Ma non essendo vatti né poeti, la visita insistente della musa, più o meno faticosa e gradita, può venire osservata come un evento o un fenomeno fisiopatopsicologico niente affatto periodico, tipo l'innamoramento, la paternità o la maternità con l'allattamento, o un disturbo, una défaillance dei sensi, o comunque una sindrome da annotare con tutti i suoi sintomi, come i sogni, per chi è in psicanalisi, o come quando si pigliavano certi famosi allucinogeni che davano a San Francisco o in Messico quelle spropositate sensazioni come di volo o di genio assoluto e aereo, perciò imponevano gravi attenzioni per non sentirsi uccelli sui balconi ai piani alti, oppure sublimi autori di meravigliose creazioni che viravano il rococò in art déco e viceversa in colori squillanti e vibranti, subito e prontamente anche tecnicamente registrate, ma poi si rivelavano stronzate. Ora, in anni abbastanza lontani veniva lì in casa una deliziosa musa, amica soprattutto di Antonio Delfini, Gianni Testori, Paolo Volponi, Rodolfo Wilco, Cottier Ottieri, una musa sotto sotto favorevole, addirittura le canzoni dell'Eiar con l'Orchestra Angelini e il Trio Lescano, oltre che ai cantautori di Sanremo e ai loro epigoni e complici da nightclub, piano bar e cabaret. Non una mus corporativa ed esclusiva, o un mouse categoriale, né un must professorale e sindacale per addetti a lavori settoriali rubricati e schedati nell'ambito degli ordini professionali locali. Un'altra musa badava solo alla prosa. Si presentava attivissima con migliaia di frammenti e tasselli, centinaia di schedine e citazioni con le freccette per le inserzioni, luoghi narrativi, topici, tassativi e precisi, fino alla riga 31 della pagina 1301. La più indimenticabile arriva negli anni 60, con la memorabile grande eruzione giovanile, già benissimo attraversata, molto più libera e spregiudicata, in California e poi rivissuta, un po' riscaldata e acciaccata nell'italietta copiata e ricalcata del conformismo infantile. Era come ritrovare dopo la grande pop art americana anche una piccola pop artina nostrana, e lì si fu contenti soprattutto con i filoni e i repêchage, che trips, decadentismi d'avanguardie storiche già sputanate, poi rivalutate, con Elio Gabali surrealisti di Artaud, nonché di Stéphane Georgi, Alfred Jarry, Alma Tadem, Gustave Moreau. Poi con i filmacci peplum dei produttoracci Burini e Peccioni, ai margini dei martiri della romanità, della cristianità e di Cinecittà, tra Fabiole, Cleopatra, Triremi, Leoni, Bighe, Le Tigre, Gladiatori, Ben-Hur, Torniamo a Caracalla, vogliamo Diocleziano e Lodomus Aurea, ci manca soprattutto Massenzio, rivogliamo Massenzio, e anche tanti lazzi con parolacce, porcate, troiate, birbonate d'avan spettacolo, risalenti come minimo a Plauto, ai Saturnali, ai Fescennini, altro che il Belli, e in più l'irresistibile chic ridicolo degli anni 30 romani. Il fasto vaticano coi flabelli di piume, le sedie gestatorie di Pio XII,
le principesse medio orientali come i tempi degli Antonini e dei Severi, col travertino, la mondanità di Galeazzo Ciano, i parioli, le ossigenature, via Veneto, le abbronzature, i baciamani fra i telefoni bianchi, De Sica con Elsa Merlini, Macario con Carlo Campanini, Armando Falconi nel Re Burlone, Goffredo Alessandrini e l'immortal Magnani. Qui nel cuore c'è un amor, c'è un amor, nel sen, qui nel sen c'è il mio bene col tuo ben, tran, tran. Però c'era anche Perelà e poi i topi del tip tap di Totti, danzanti, dissonanti fra le assonanze dei limericks sopra e sotto le strofette di Caproni e le vertigini dell'incomparabile Zanzotto e la beffa della semplicità nell'oltraggiosa cantabilità del giovane vecchio Penna al posto della doverosa e subalterna rispettabilità dell'ego piccolissimo borghese nel suo tinello decoroso e da bene, ma anche le strutture fondamentali di quei film musicali dove si ferma la trama per i numeri di Judy Garland, Frank Sinatra, Ginger Rogers e Fred Astaire in corti circuiti che creano vortici poetici come d'altronde in Mozart. Questo rap era, finiva in questo modo, cioè ecco, una buona serata e i vegliardi dell'avanguardia e le nomenclature della scapigliatura giocano a tralalla con Perelà perché l'hanno nel loro DNA. Buonanotte a quei 19 anni quando si sentivano da nuove le canzoni poi diventate jingles classici e giurassici per spremi limoni e stiracalzoni neanche pratici. E poi siccome come en voix nella prima pagina c'era un ciao che dice la musa civica non sempre organica o armonica soffia quando e dove può, non come si deve, finiva non con un ciao ma con un miao, dove di nuovo ricordando i topi di Totti Scialoia, caro topo, vecchio topo, tu non sai cosa vien dopo. E questo è in realtà una specie di mantra. Invece, purtroppo, mentre il libro era già in corso di stampa, sui giornali si annunciavano, per settimane si sono annunciati i fatti di Genova. E allora all'ultimo momento, perché ovviamente siccome le tipografie chiudono alla fine di luglio e quindi il libro era già in corso di stampa, e ho fatto delle, in base a quello che si leggeva sui giornali, le dichiarazioni a televisione e così, ho scritto un moto a Genova ed erano previsioni purtroppo facili. Tutti i più impegnati e più correct del momento si aspettano e si augurano almeno un morto a Genova, anche i più civici e i più cinici, i più assatanati, i più cattolici, i più etici. L'aspettativa è grande per il morto a Genova. Altro che le canzoni di Tenco, di Lauzi, di De André, altro che il noir di Paolo Villaggio, i ghigni del Gabibbo. Un morto che dia un, se, un vero senso alle pulsioni profonde e alla vanitas superficiale, al desiderio di ostentare virtù varie, alla brama del presenzialismo e dell'esserci, altro che le stupide kermesse dell'estate in Sardegna, magari con arresti di faccendieri e gangster in festa. È avvenuto a un metro, a tre metri, a dieci metri e per fortuna noi eravamo intensamente lì, abbiamo visto il sangue, abbiamo guardato, fotografato, bacchettato, fustigato, strigliato, ripreso, anche i raccapriccianti dettagli, le giuste rabbie, le indignazioni più rev. Wow! Il morto a Genova è necessario, è indispensabile, conviene, conviene, conviene.
conviene ai giovani smaniosi e ai vecchi malvissuti, ai frustrati e ai lanciati. Dall'odore della morte, là caldo sul campo in tempo reale, in presa diretta. Hemingway l'ha sempre spiegato abbondantemente alle corriere e in guerra, e lasciamo perdere D'Annunzio. Del resto, milioni e milioni se la godono in tripa i film sul Cannibale, su Auschwitz, su Pearl Harbor, sentendosi poi più appagati e contenti. La cosiddetta piccola catarsi: se non ci sono vittime, non si fa la fila, non si paga il biglietto. Sarà venditato e lo venera, lo onora con file di statisti e corone di fiori, magari in qualità di milite ignoto. È il sacrificio umano, studiato nelle più brillanti facoltà di scienze umane, quale carattere importantissimo e antichissimo che si tramanda fin dalle origini dell'umanità e mai morrà. Celebratissimo con appositi miti ed elaborati riti, con intensa e appassionata partecipazione andosi diserte, era uno slogan del 37 in Spagna, e i baldi giovani si chiamavano, come già gli arditi fiumani, paragi, eccetera. Molti dunque sanno già benissimo come sarà il morto di Genova, si prevede la faccia, la pettinatura, l'abbigliamento, il curriculum, tutti conoscono già e si ripetono l'età, i precedenti, le frasi, le canzoni, le predilezioni, gli affetti, gli effetti e su che ritmo stava ballando in quel momento. Un ai fabbini, tutto previsto, tutto sotto controllo, come un dopo partita da scudetto. Sull'identikit si può fare un requiem, sia un requiem sia un rap. Il compact avrà un record di vendite per tutta l'estate, la foto logo sulle copertine e sulle magliette conquisterà il mercato globale anche nei paesi poveri. E fra 20 o 30 anni, nel come eravamo fra reduci e le interviste di successo, io c'ero, ero proprio lì, vicinissimo al morto di Genova. Volere il morto a Genova però non è uno sport estremo, è un trip di routine dell'animo umano più normale, che vuole e gusta le vittime sacrificali ed è contento soprattutto quando si scopre un dolore. Anche nei libri e al cinema, dolori e dispiaceri di figli e genitori, di chi ne fa le veci, con disturbi e disgrazie e inconvenienti per i vicini, i cugini e tutti gli altri parenti. Questo desidera l'acquirente. Figuratevi allora un morto mentre tutta l'Italia guarda a Genova. Ma poi e poi, chissà quanti e per quanti anni, lì in gruppo e a frotte a mangiare addosso e a guadagnarci sopra quel povero morto di Genova. Dopo i drammi, al libro finito e chiuso, erano previsioni ahimè facili, come domenica si picchieranno all'Olimpico. Dopo settimane di brutali anticipazioni e aggressivi proclami di violenze organizzate, annunciate, divulgate, mai deplorate dagli stessi media infami che poi le avrebbero condannate. E chi è il vincitore più o meno morale e farà carriera dopo i brutti fatti di Genova
e tutti questi botti dopo i motti e gli irrinunciabili lutti. Che domanda immorale, siamo tutti sconfitti e perdenti, responsabili e irresponsabili e innocenti quando c'è un morto per terra come in guerra. E a questo proposito, riprendendo Montale ancora una volta, Esterina, i 20 anni ti minacciano, canticchiava negli anni 20 Montale profetico a Genova, aggiungendo, sommersa ti vedremo nella fumea che il vento lacera o addensa violento. Ma la minaccia dei 20 anni violenti continua a riapparire ciclica, come i corsi e ricorsi storici peggiori, e identica quale costante antropologica. Periodicamente, puntualmente, nelle generazioni dei 20enni, detti ormai ragazzi o giovani, fin verso i 45 anni, si rimanifesta puntualmente la smania di menare le mani sistematicamente su qualunque pretesto del momento, anche senza domani. E il gusto della violenza intollerante, quando si ripresenta come cult prepotente, ripropone una costante compagnia di giro invariabile, con maschere e figure immutabili, attraverso le mode ideologiche e i costumi d'epoca. Rieccoli nel vento violento, come attraverso tutto il Novecento, gli sfegatati e gli infiammati, demagoghi e interventisti, gli arditi da sbarco, gli squadristi antemarcia, i maestri di pensiero, i cappellani militari, gli ardimentosi legionari, le sciarpe littorie, le mosche cocchiere, i marò, i marines, i marpioni manovrieri, gli istigatori, i sobillatori, i mestatori e i capri espiatori, gli avventurosi intrepidi, gli utili idioti, i compagni di strada, gli eroici caduti, le vedove di guerra, le madri e gli orfani e le sorelle dei martiri beatificati, i fratelli redenti e risorgimentali, con delle Adelaide Cairoli onnipresenti, ora perfino gli sfigati e gli stralunati con gli strafatti, e gli inni e gli slogan e i motti e i miti che minacciano la sprovveduta innocenza ventenne con le trovate e le adunate di un trovarobato retorico e mimico e scenico sempre identico. I rituali sempre dogmatici, in divise uniformi di prammatica, sotto cappi sempre tutti carismatici, come nelle monarchie dispotiche, nelle dittature tiranniche, nel mondo animale selvatico. Il branco, il gruppo, il plotone, la sfilata, il corteo, lo striscione, le armi, l'attacco, l'aggressione, l'assalto, la reazione, la ritorsione. Il culto e l'esaltazione delle vittime, osannate e adorate come feticci di religioni integrali e globali, fra tutte toghe tonache sempre più bellicose e rancorose, vendicative, punitive, aleop, agitprop, hip hop, e poi gli invariabili intervistati, fermati seriali e globali, facevamo scintille con l'adrenalina a mille, quando c'è da picchiare non mi tiro certo indietro, adoro menare le mani in questa vita da cani, mi pareva de sognà de sta in un video, un format, un film. Io non ho fatto altro che fare dei montaggi, ma sono tutte cose che sono uscite sui giornali e la televisione. Io avrei voluto, siccome in questo volume e anche negli altri ci sono delle cose diciamo intime, scherzose, private, si fa per dire, per gli amici così, qualche delle cose anche buffe, scherzose, ma questa fase non mi sembra il caso. Invece 11 settembre. Siamo tutti in lutto per il genere umano, tutto, davanti alla ferocia illimitata, contro la gente disarmata, di fronte ai distinguo meschini di individui sempre più piccini, fra i necessari proclami, le soddisfazioni infami, gli estetismi davanti ai rottami.
come nei film di apocalisse, disastri e genocidi e massacri sinistri. E si stava qua e là ancora a chiedere tante scuse, a discutere se concedere qualche perdono o no per crimini vicini e lontani, negoziando risarcimenti contabili e indennizi per stragi incalcolabili. Ora, signora mia, ripeterà continuamente il racconto di cosa provava lei in quell'istante, mentre qualcuno ricorderà Churchill che in un analogo momento terribile di lacrime e sangue, e malgrado i poeti metafisici di "per chi suona la campana elementare suona per te", esortava i concittadini a business as usual, cioè fare proprio dovere senza distinguo, continuare il proprio lavoro senza lagne di benché o di sicché, sotto pressione coraggio e non stupidaggine. E certo, a 70 anni passati si sperava di avere già dato e provato, si contava di aver superato la malvagità scatenata avendo più o meno evitato la crudeltà già efferata che colpisce non te o me o chissà chi, ma l'intera umanità. A parte la globale pietà, la prima a morire sarà ora la solidarietà. E chi ancora parlerà sinceramente di ospitalità, seriamente di generosità, ovviamente di fraternità o semplicemente di libertà? Ci avviciniamo ai nostri giorni. Due o tre spettri di massa girellano fra i sepolcri italiani e si aggirano vecchi e nuovi, sfruttando il popolo che ha già dato ma se lo dimentica. L'autoreferenzialità delle impressioni. Cosa ha provato l'io emozionale in tutte le sue agitazioni e commozioni, agitazioni, apprensioni, palpitazioni e sensibilizzazioni, giacché davanti agli eventi prevale con tutta la sua loquacità il protagonismo dell'io centrale, un morto, 6.000 morti, ma ciò che conta veramente è soprattutto il turbamento dell'io, che non vuol star zitto un momento e non ci risparmia il suo birignao sempre più epocale, umorale e vocale, effimero, globale e non globale. Ah, se sapeste cosa stavo facendo e pensando in quell'istante e che cosa mi è venuto in mente proprio appunto in quell'attimo. Io lì con un creativo di nuovo tipo, io la strage e la pappa del pupo, io le bombe e tutte le telefonate dopo, stavo lì per allestire la mia nuova installazione sui mostri, stavo lì per girare il mio solito clip sui disastri, stavo proprio per presentare il mio nuovo volume sui sinistri e i sequestri, 1.000 morti e io lì col mio cavatappi e due intellettuali in crisi sul pianerottolo e la collaboratrice lascia cadere un giocattolo. E tutto questo io, strapieno di sentimenti e di commenti, davanti non solo agli eventi, ma ai commenti e ai gossip sui commenti. Ma mi faccia piacere quello lì. Ma poi, visto, signora mia, quella là, con tutti quei ciccicci e tralala, parlano sempre soltanto di sé, ma si fa così, si fa proprio così, guai a te se non stai a strillare tietie. Con tutti i distinguo ideologici e demagogici sugli aggettivi corretti, i sostantivi più o meno select, elettorali e dibattimentali, regionali e provinciali e locali, nelle prese di posizioni strategiche, pubblicistiche, editoriali, accademiche, a prescindere dalle montagne tragiche di migliaia di cadaveri su cui non si sosta con piangere. Se il cordoglio dà scarso reddito personale e propagandistico, ma badando essenzialmente ai respingiamo altrettanto fermamente nei documenti delle correnti subpartitiche del momento, i distinguo correct non si curano dei valori ma dei movimenti. Quando poi si fanno violenti, rompono i ponti, spaccano correnti. Io vi auguro solo di non rivivere le esperienze già passate da piccoli e che si ricordano, ahimè, benissimo perché sono rimaste lì fisse e potrebbero, chi lo sa, ripetersi.
Dopo anni e anni di bombardamenti e mitragliamenti e rastrellamenti negli sfollamenti e negli oscuramenti e da mangiare pochissimo, non erano chiuse le scuole nei cinema, le due cose che a quell'età lì più contano. Ma dopo aver fatto chilometri in condizioni medievali e spiacevoli, ogni mattina dopo notti da incubo, perché bombardavano, sparavano, crollavano muri, si spaccavano vetri ed entrava il freddo, morivano abbondantemente parenti e conoscenti e animali anche più importanti per le possibilità di sopravvivenza. Fra i superstiti i commenti non si ripetevano e i lamenti erano veramente al minimo. Nei bambini, nelle bambine gemevano per la centesima o duecentesima volta perché era caduto un pezzo di tetto o era nevicato sul letto e a qualcuno era stata distrutta l'unica bicicletta e si era rotta la bacchellite o era subentrata una polmonite. Signora mia che sturbo, non lo dicevano più neanche le beghine o le suore. A scuola si svolgevano le ore di italiano, latino, storia, fisica, cercando di non far pesare, tutti ne avevano le sventure, e magari verso sera, prima degli allarmi per i bombardieri, si cercava di andare a vedere Quattro passi fra le nuvole, Fuga due voci, Catene invisibili, ore 9, lezione di chimica. E i maestrini di ruolo strategico presto smisero di ripeterci che grazie ai distinguo geopolitici dell'Italia nel Mediterraneo prossimo avremo Nizza, la Savoia e la Corsica, oltre alla Croazia, la Dalmazia e l'Albania, proprio nell'interesse comunque dei vincitori stessi, ma gli irriducibili. Porgete altre guance, non avete più guance da porgere, e gli irreparabili. Noi italiani siamo dei grandi lazzaroni, per mostrare la tempra bisogna tirare la cintola, mentre la radio s'arrabattava cupissima. Colonnello, non voglio pane, dolce chimera, signore illusione, sola me ne vo per la città, dove sei mai tu felicità, tupe tupe marescià, vento vento, portami via con te. E gli spiritosi famosi, le loro vanvere non facevano più tanto ridere, ma poco poco si divertivano anche i frugolini e i bambinoni a griffare con gessi e carboni gli autobus scoperchiati e i vagoni dei treni rovesciati. Sui ruderi carbonizzati c'erano già i graffiti di Mussolini fra i gatti affamati. Nella memoria non rimangono gemiti, né logoree, né birignao, né tremiti. Nessuno guadagnò mai una lira vendendo l'aria che tira. E poi chissà se poi fra Clara Calamai e Alida Valli e Sette anni di guai non si sarà mai stati inconsciamente, naturalmente, patriottici come alunni della scuola di Churchill. Comunque, per i piccoli modernissimi, oggi improvvisamente disgraziatissimi, che mai pioverà sui distinguo attualissimi, impegnatissimi e bizantinissimi? Innanzitutto apriamo un dibattito, il mio intervento verterà sul preambolo, apriamo un tavolo e se piovesse sui tavoli saranno missili, saranno cavoli e il preambolo verterà su un epilogo. Scusatemi, ma io avrei voluto essere più spensierato. Grazie. Grazie.
vedo meglio. Nei suoi libri, e mi pare in particolare in quest'ultimo, si avverte, non so se è una mia lettura sbagliata, ma mi pare di avvertire sempre di più, oltre a un senso civile e morale del presente, questo stesso senso civile e morale, e quindi anche di sguardo spesso in contrasto col presente, ovviamente vorrei dire, una sorta di malinconiosa nostalgia di un passato diverso. Il senso, sì, certo, qualche volta sapidamente kitsch dell'evocare, che so, l'orchestra Angelini, Triolescano e così via, da un lato, si accompagna però molto spesso, qui come in molti suoi libri, in molti suoi interventi, anche a un, mi pare, senso nostalgico, ma anche criticamente spesso molto giustificato, di periodi della nostra cultura e dunque della nostra storia civile anche, ben migliori rispetto a quello attuale. È un'impressione di lettura o è una sorta di suo giudizio? Le chiedo questo anche perché mi viene in mente il suo libro ultimo, si chiama Rap, e qualche anno fa uscì un altro rap, che era quello di Sanguinetti, no? Che era quello di Sanguinetti però musicato, quindi gestito anche teatralmente, eccetera. Lo stesso Sanguinetti in queste ultime settimane, mi pare, ha pubblicato un curioso libro molto discutibile, molto interessante, secondo me, che è quell'Atlante del Novecento, no? Che è stato molto criticato. Sì. E molto elogiato, non c'è Tessa, certo, io non c'è Tessa, appunto. Oppure altri hanno detto non c'è neanche una donna, sì, e così via. Comunque l'Atlante di Sanguinetti è una sorta, diciamo, di giudizio del Novecento sanguinettiano. Diversamente ho l'impressione, per questo accosto anche i due nomi, che del resto sono accostabili bene storicamente anche, e per il rap eccetera, ma anche perché a me pare che anche il suo rap, al momento in cui è una presa di posizione sul presente, dà anche un senso del passato, no? Dà un senso, appunto, con gli stessi omaggi di cui lei ha parlato, che so, Belli, Scialoia, i personaggi di cui viene parlando eccetera, dà un senso del passato e dà dunque anche una visione, mi pare, in filigrana, di un Novecento moralmente inteso, ma anche letterariamente e artisticamente inteso. Sono interpretazioni eccessive o erano anche sue intenzioni? Non so se erano nelle mie intenzioni o se erano involontarie, perché in realtà in tutte le epoche c'è stato un fenomeno nostalgia, o nostalgia per cui nella terza età, fin dall'antichità, rimpiangevano i cieli, i mari dell'infanzia, erano più belle le ragazze, erano più buone le ciliegie, questo lo si diceva già nell'antichità, où sont les neiges d'antan, e così. Spesso invece soprattutto nella letteratura degli ultimi tempi, da noi così, si ricordano particolari spiacevoli delle infanzie, magari neanche dei grossi traumi, ma delle cose sgradevoli delle mamme, dei papà, delle nonne, dei parenti, delle meschinità domestiche, insomma dei brutti ricordi portati dietro. Così. Io in realtà cerco di non fare mai l'operazione nostalgia o l'anamnesi dell'infanzia freudiane, ma semplicemente cerco di rievocare dei climi, delle atmosfere, e poi il nostro patrimonio, non solo genetico ma anche culturale, è quello lì, sono un po' questi inventari, questi depositi che cerco di fare. L'attrezzeria è quella. Io appunto non avendo fatto degli studi di italianistica
né l'università né dopo. Ho delle memorie di lettore e quindi sono i libri che ho amato di più quando ero un ragazzo. Non li ho studiati perché dovevo dare degli esami, ma perché li amavo, li leggevo mentre all'università studiavo diritto internazionale, storia dei trattati, politica estera, quindi materie abbastanza lontane, quindi erano le letture per diletto. D'altra parte però anche il kitsch radiofonico, cinematografico, teatrale, così, è il nostro passato che ci viene continuamente tirato fuori da delle rievocazioni in televisione, sui giornali, nei libri, appunto, album, numeri speciali di riviste. Il nostro passato è quello, e quindi vengono fuori questi echi, come per esempio, non so, dei versi di Parini o di Metastasio o dei libretti delle opere dell'Ottocento, rivengono fuori nella terza età come dei depositi che si riscoprono, come delle radici che erano state dimenticate e rivengono fuori, e anche come proprio fatto uditivo, fonico, orale, ecco, una certa oralità viene fuori, ritmi musicali e comunicazione orale, che è una cosa che una caratteristica che nella nostra letteratura di solito c'è poco, proprio il senso dell'oralità, dell'italiano parlato, della conversazione, e forse dipende dal fatto che appunto io non ho letto troppi classici, e quindi ho ascoltato di più il ritmo della conversazione italiana in diverse città italiane, e quindi prendendo un po' dei suoni e dei ritmi, oltre che ovviamente dalla musica che si ascolta da sempre. Alte e basse. E un po' c'è invece Alberto Albasino. Questa combinazione di questi, forse sono più di tre ingredienti, ma almeno di questi tre ingredienti, è calibrata secondo una ricetta o dipende dal tema che affronta? Voglio dire, se c'è dietro Toti Scialoia si capisce che il registro è già fissato, se c'è dietro l'11 settembre è tutto da inventare. Allora mi chiedo come... Ma veramente dipende come dicevo prima, dai ritmi che uno ha assimilato e combinato per tutta la vita, che un po' era quello che mi pare lo scrivesse Eliot in uno dei addirittura dei suoi primi saggi, per cui quando si scrive un verso si sente
l'eco di tutti i versi che si sono letti, ma anche la radio nella stanza vicina, il tic tac di una macchina da scrivere della segretaria o di un collega, e magari il profumo della minestra che viene dalla cucina. Intanto riguardo all'aspetto, diciamo, del ritmo della musica, che non so se ho capito solo io male, ho capito che non c'è stata forse una sufficiente base, non l'avverte Arbasino, una base, diciamo, diciamo classici o quant'altro, per cui questa sua elaborazione ritmico-musicale la potremmo dire giustifica e riesce a giustificarla in un modo molto approfondito, molto riflesso, molto digerito o altro. Ecco, ho capito così, sente quasi una specie di carenza formativa, ma può darsi, ma ho capito male. Comunque è un tema molto importante, perché dico che fra tante questioni, così mi rilascio alla domanda più generale, di questo momento in Italia, a parte gli avvenimenti recentissimi, più in grande, c'è la questione diciamo culturale, educativa, quindi anche di linguaggio, quindi anche di musica, no? L'arte delle muse, che cantami udiva, dico sempre, sarà un caso che dice cantami, io greco purtroppo lo so poco, l'ho dimenticato quant'altro, ma insomma penso sia tutt'altro che casuale, perché è molto legata alla civiltà proprio del canto e della poesia e della memoria, della storia quant'altro, no, greca, ma forse non solo greca. Allora, proprio in Italia, che nella riforma, e qui mi rilascio, ecco, cioè, vengo alla domanda più generale, c'è tutto questo discorso di riforma, anche di terziaria, cioè di scuola, di università, insomma, non si fa abbastanza, diciamo così, rilevare l'importanza anche a livello mondiale che ha la musica, no? Legata all'Italia. Non si insegna a leggere la musica. Non si fa un discorso di educazione di base, non di musica come, senza offesa, perché sono tutte cose importantissime, musicoterapia, musica di svago, musica per i ragazzi che se no vanno sulla strada, per carità, è tutto importante, ma cavolo, insomma, via. Proprio in Italia ci sia meno educazione musicale di base, conoscenza degli strumenti, della liuteria che non a caso è, guarda lì, italiana, del linguaggio che nasce proprio con il Medioevo, la musica gregoriana, no, l'Italia. Ma anche semplicemente leggere. In Inghilterra mi dicono di più. Ecco, non so, ecco, solamente questo tema qui, se per lei, ecco, c'è un'importanza, se lei magari ha fatto parte anche di qualche commissione, perché no, può darsi, non lo so. Mi scusi, comunque ha capito, ecco, il ritmo, la musica, non sarebbe importante portarla a livello proprio di conoscenza dei generi e quant'altro? Ma Luciano Berio e altri illustri colleghi non fanno altro che fare delle campagne presso il Ministero della Pubblica Istruzione, la Scuola di Fiesole, fa continuamente dei convegni su quello, ma evidentemente nei nuovi programmi, come in quelli vecchi, la lettura della musica, ecco, del resto non c'è neanche il canto corale che per esempio in Inghilterra o in Germania c'è, perché se non altro cantando insieme in coro devono fin da piccoli i bambini devono imparare a leggere la musica, se non altro quello non esiste, ma purtroppo i nostri programmi già escludono molte cose fondamentali, come sappiamo. Quindi figuriamoci se aggiungeranno la musica. Io me lo auguravo una volta, non so. Sì. No, è che io devo dire che le poesie di... Cioè le poesie. Diciamo le poesie, sì. le sature, diciamo, che ha letto, le ultime due che ha letto mi sono piaciute molto, e cercavo di capire perché mi sono piaciute di più rispetto alle altre che ha letto. Beh, naturalmente magari per il tema che magari è più sentito, però io ho notato che forse nelle ultime due la scrittura era meno compiaciuta in un certo qual modo, cioè c'era meno accumulo di materiale che magari, ad esempio nel rap, quello sulla campagna elettorale, dove si parlava di cavoli, di
Quercelli. È un catalogo di vivaio. Ho capito, sì, veniva fatto un catalogo. Cioè, però lì in quel momento io mi chiedevo, ma questo cavolo, cioè certe volte uno stabiliva una corrispondenza tra il cavolo, oppure tra il rosmarino, oppure tra la balena. E no, determinati non c'è bisogno. Ah, no, c'era. Perché se no infatti, no. Non si, però io no, mi chiedevo ecco, volevo fare questa domanda, mi chiedevo quanto appunto ci sia il rischio con rendere appunto un rap civile troppo, come dire, troppo carico, pur coscientemente si rischi di, come dire, di farlo diventare senza nervo, ecco questo. Perché io invece bisogna vederlo sulla pagina, però sì, non semplicemente sentirlo, sì, perché io anche recito a rotta di collo, ma quello sì. Perché io credo di avere un po' il ritmo delle radio, ma, e quindi no, quelle radio che siamo abituati a sentire hanno questo ritmo così di solito. Però bisogna vedere sulla pagina, poi soprattutto paragonarlo al resto della poesia che esce in Italia, così vorrei vedervi sentirla recitata al microfono, sì, anche se sì, non ci sono degli accumuli, no, anche se ci sono soltanto dei concetti, così, sono cavoli. No, vabbè. No, l'altra domanda che... visto che appunto ha detto che lei è stato in qualche città e è riuscito a cogliere il ritmo dei vari magari dialetti, dei vari anche modi di parlare, cioè qual è che gli sembra che appunto sia più funzionale rispetto a questo tipo di poesia e di modo di scrivere? Roma è il più interessante perché il dialetto romano si capisce in tutta Italia. Però per quello che riguarda l'umorismo, l'ironia, il senso humor, sono i tre dialetti che sono delle lingue con dietro la letteratura, cioè il milanese, il napoletano e il veneziano. Sono quelle le tre lingue che hanno oltretutto non solo una tradizione scritta, ma anche una tradizione scritta di ironia, di senso humor, che per esempio in altre città con una letteratura illustre come Firenze o Roma non c'è, perché sono più divertiti i dialetti milanese, napoletano e veneto, mi sembra. Poi il resto dimostra Carlo Porta, Goldoni, così, napoletani. Posso dire una cosa su quella sua prima domanda? Mi pare che una riflessione da fare, secondo me è un'osservazione interessante quella che ha fatto, no? Io la preciserei in questo senso, che a me pare, e questo è che la sua scrittura, in particolare in queste cose, in generale, ha una grande qualità rispetto a questo. E mi pare che la differenza tra la poesia dei cavoli e delle orate, diciamo, e quella che riguarda il sempre, è soprattutto il fatto che minano due situazioni profondamente diverse. Sì, sì, sì. Non voglio dire quale di due sia la tragedia, quale di due sia la pace, ma chiaramente si adatta al tema. Questa qualità di me. Sì, sì. Spieghi la differenza piuttosto che una scelta, non so. No, sì, è dovuto anche al fatto che sono scritti a caldo, sul momento. Non, perché se fossero elaborate un anno dopo ci potrebbe essere un tono uniforme, diciamo, mentre invece queste hanno un carattere diaristico a caldo. E siccome si tende a dimenticare, a rimuovere molto velocemente, lo sappiamo, così. Quindi il fissare le sensazioni del momento nella forma del momento finisce poi per essere, come si dice, un diario a futura memoria. Mi aggancio a quello che diceva lui per quanto riguarda la lingua e il dialetto. Con l'omologazione che c'è anche da un punto di vista linguistico, è possibile secondo lei ancora attingere al dialetto per quegli intarsi linguistici, quegli scarti che una volta venivano usati, la scelta cioè che lei ha ricordato Pasolini, il fatto che Pasolini
il romanesco lo scriva solo in prosa, mentre in poesia scriveva il friulano, eccetera. Ecco, il dialetto dà ancora, ha ancora quel significato, quello spessore, quel valore anche di riprodurre un certo tipo di clima, perché lei parlava anche delle conversazioni che sentiva nelle varie parti d'Italia e quindi anche un certo ritmo, una certa cadenza, certe espressioni che si potevano cogliere. Si perdono. Ecco, vede un limite alla letteratura in questa perdita? Non so alla letteratura in lingua, anche perché la letteratura in lingua già si omologa, già si omogeneizza già di per sé, anche senza ricorso ai dialetti. Certo però che la ricchezza e la varietà dei dialetti che hanno sentito nell'infanzia, quelli della mia generazione, si perde perché un'infinità di termini abbastanza precisi, abbastanza gustosi, già due generazioni dopo non si intendono più, neanche fra i parlanti della stessa zona, della stessa area dialettale, linguistica, così, non si intendono più, sono parole dimenticate. E quindi ahimè non credo, perché ci sono molte parole che venivano, per esempio parole dialettali più in diverse zone d'Italia, si parlava italiano in famiglia, fra amici, così, però intarsiando un'infinità di termini dialettali, quando questi erano più espressivi, come se fossero virgolettati perché erano più espressivi, perché erano più spiritosi, perché c'era un ammicco a qualche fatto locale, così. Tutto questo si perde, cioè proprio il gusto di una conversazione con questi intarsi fra virgolette, andando su e giù, come nello stesso tempo dalle mie parti in Lombardia, dove i vecchi a scuola avevano studiato il francese, e c'era il dialetto locale, la parola francese, la lingua italiana era un po' composita, gadda non era un fenomeno molto singolare, perché c'erano dei termini, anzi proprio con lo stesso gadda ci si divertiva a rievocare, a recuperare i vari modi, per esempio, in cui i vecchi milanesi potevano chiamare cretino un cretino. E c'erano delle decine di sfumature per cui veramente erano termini che non si sentivano più, li sentivo dalle mie nonne, e gadda non li sentiva, a Roma ovviamente non li aveva sentiti più per decenni, si divertiva moltissimo perché stavamo lì a rievocare questi termini ormai desueti, ma succedeva negli anni 50, quindi figuriamoci oggi, mezzo secolo dopo. Ah certo, non c'è dubbio. Ci sono altre domande? Forse possiamo ringraziare di nuovo Danilo.